11.47 di questa mattina, il volo ENF03 dell'ENAV, in partenza da Catania, ha raggiunto per la prima volta l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi per una prova tecnica. Tanti i curiosi che hanno affollato l'area antistante la pista per godersi lo spettacolo. Tra i presenti anche il signor Antonio, in attesa dell'apertura dello scalo da 60 anni e sogna ora di poter raggiungere il nipote a Verona. Io avevo fretta perché qua stiamo, sono più in là che qua. Veramente mi fa piacere molto questo, speriamo. Vorrei almeno farmi un volo, visto che ho fatto tanti voli nella mia vita, volevo fare l'ultimo. L'11 luglio ci saranno i primi voli, magari è l'occasione anche per sorvolare da Salerno. Speriamo, vorrei andare a Verona che c'è mio nipote all'università e vorrei fare l'ultimo viaggio. Per la maggior parte di noi che abitiamo qua, siamo nati qua, abbiamo vissuto la maggior parte della nostra vita qua, il nostro timore che poteva essere una ennesima incompiuta. Invece, grazie a Dio, con l'interesse dei politici locali e della buona amministrazione, anche regionale, le cose stanno andando a pieno carico, insomma, la cosa va andando bene. Siamo più che soddisfattissimi di questa situazione, ci fa tanto piacere. È un'opera pubblica bellissima, grandissima. Qualcuno ha dovuto sopperire all'esproprio, quindi deve cambiare abitazione, deve cambiare il posto dove ha vissuto per la vita. Questo ci dispiace un poco, però diciamo che il pregio è maggiore del difetto. Quindi per noi va benissimo, speriamo che tutto vada bene nel più breve tempo possibile. Sicuramente è una grande occasione per il nostro piccolo paese, soprattutto per i paesi territoriali, di accrescere le nostre infrastrutture e tutto, quindi credo, come anche appassionato di volo, sicuramente, è una grande occasione. Infatti siamo qui precisi alle 11, io e il mio amico, per vedere questo grandissimo evento che credo proprio sarà la storia del nostro territorio. Ecco, prenoterai o hai già prenotato un volo da Salerno per qualche destinazione di quelle già annunciate? Ho visto, però non ancora, però siamo tentati di farlo sicuramente, perché sicuramente lo prenderemo in futuro, sicuramente prenoteremo un volo perché è una grandissima esperienza soprattutto per noi. Ad esprimere soddisfazione Gianluca Petrone, responsabile del Dipartimento Aeroporto della FILT CGIL di Salerno. Come FILT CGIL siamo contentissimi, abbiamo creduto sempre in questa apertura, tanto da costituirci anche come ad adiuvandum nella causa al Consiglio di Stato. Ci sarà questo volo prettamente tecnico, ci tengo a precisare che è un volo gestito da e per l'ENAV, che servirà a testare ovviamente il BOR, che sarebbe il radar di terra, e poi le luci e la loro inclinazione sulla testata. Il programma va avanti spedito, se ci avete fatto caso prima che siete passati all'aerostazione stanno rimodulando l'aerostazione per far sì che i passeggeri sbarchino e imbarchino senza problemi, e stanno ultimando anche i parcheggi, il parcheggio davanti proprio all'aerostazione e il parcheggio qui limitrofo alla linea ferrata.